buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti, bentornati nel cuore dell'estate, si fa per dire, perché oggi parleremo di un argomento serio, ma insomma, ecco, qui a Venezia non è propriamente estate. Io chiedo a voi e alle persone che ci stanno seguendo in questo momento di fare un salto indietro nel tempo, perché la storia che vi voglio raccontare è una storia che tutti noi ricordiamo bene e voglio andare indietro nella memoria ad alcuni giorni, sei giorni partiti il 3 febbraio e conclusisi il 9 febbraio del 2009. Eluana Englaro, che tutti noi ricordiamo bene, lottava in questi giorni tra la vita e la morte, e praticamente quello che è successo in quei giorni ha praticamente diviso l'Italia, e l'hanno seguito tutti i canali televisivi, ce ne siamo occupati molto anche noi. Adesso tutto questo rivive all'interno di un film diretto da Marco Bellocchio, che però non ci racconta Eluana, perché sarebbe stata una cosa difficile, forse anche molto presuntuosa. Ci racconta una serie di vicende che si intrecciano con quei giorni. C'è una ragazza che è un attivista del Movimento per la Vita e invece suo padre è un senatore che deve votare una legge contro coscienza. C'è un'attrice bellissima che ha abbandonato il grande schermo e si dedica alla figlia in fin di vita, e c'è un medico che tenta di salvare una giovane tossicodipendente che vuole rinunciare alla vita. Queste sono le storie che ci racconta Marco Bellocchio con Bella Addormentata. Per raccontarvi queste storie c'è qui con me un'amica di TV 2000, Laura Dellicolli, presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici. E allora, prima di scoprirle queste storie, chiederei proprio a Laura. Laura, ma tu di questi sei fatidici giorni che cosa ricordi? Ma io ricordo soprattutto il fastidio profondo nel vedere una storia tutto sommato privata diventare una bandiera nelle mani a volte di personaggi che forse agitavano questa bandiera per ragioni di strumentalizzazione pura. E questo al di là della legittimità ovviamente di sostenere un dibattito più che sacrosanto, ecco, da questo punto di vista. Però ecco, ricordo il fastidio personale e l'imbarazzo di fronte anche al dolore della famiglia e ai sentimenti che si possono provare in una situazione del genere, di sentire quasi un'informazione in quel caso invadente, anche se è stata più la politica ad invadere quel campo, e questa è un po' la sensazione che per certi aspetti il film ti fa ritornare nel momento in cui capisci che una certa politica si è appropriata del caso, naturalmente insomma, forse per far solo rumore, per portarsi a casa un tornaconto più privato, ecco. E allora noi scopriamole queste storie, le scopriamo insieme a voi, e vi invitiamo anche a telefonarci per raccontarci le vostre storie magari di dolore, di sofferenza tra la vita e la morte, come quella di Eluana. Scopriamo le storie raccontate nel film Bella Addormentata. Che devo fare a Roma? Ma come che devi fare? Votare! Domani tutti a Roma, è un ordine del Presidente, non puoi mancare! È un senatore del PDL che si trova in quei giorni amari, confusi, gli ultimi 7 giorni di vita di Eluana Englaro, a dover rispondere attraverso la propria coscienza a un dibattito parlamentare pubblico. Parti? Invece più di 3 ore. Sì. Vai, Udine? A casa di cura dei funzionari. Sì. E che fai sulla porta? E ha una figlia che in merito all'argomento della morte assistita la pensa in maniera completamente diversa da lui. Tu vai a Roma? Sì, credo di sì. Come voterai? Il Consiglio dei Ministri alla unanimità. Come non lo sai? È una questione di vita o di morte. Il rapporto tra il padre e la figlia è già un rapporto basato su un conflitto, perché invece Maria in quei giorni con degli amici va di fronte alla quiete a manifestare affinché l'alimentazione e l'idratazione forzata di Eluana non vengano sospese, perché lei si trova contrapposta al personaggio di Roberto che manifesta nel fronte laico, Maria manifesta nel fronte cattolico. Che dici? Ci conviene, prendiamo una testa. La togli, ma che fa? Ma sei pazzo? Vai fuori. Scusami. Scusa. È mio fratello, mi scuso per lui, scusami. Mai una storia diretta su Eluana, no, mi sembrava che non fosse giusto per me, ma semmai un racconto corale di un'Italia in rapporto a quell'epilogo, cioè la morte di Eluana Englaro. Thank you.
Il mio personaggio, la Divina Madre, rappresenta tutte le madri del mondo. Rifiuta l'idea che sua figlia possa morire. È sua figlia la bella addormentata del titolo, come Luana. Santa Maria, Madre di Dio, forte! Ave Maria, piena di grazia, Signore. Più forte! Anche in Francia abbiamo avuto casi del genere come in altri paesi. Cosa fare? Legiferare? Resistere? Questo film tenta di portare in campo i diversi punti di vista, politici, religiosi e sociali. Appena fuori mi ucciderò. Tu di qui non ti muovi. Da chi sei, Luce? Fai ridere. Tu non mi fai né ridere né piangere. Un medico di un pronto soccorso di un grande ospedale si imbatte in questa giovane, bellissima, ma completamente folle ragazza che si chiama Rossa e da quel momento partono queste 48 ore di scontro, di confronto, di passione, di scambio, dove lui tenta in ogni modo e con tutti i mezzi a sua disposizione, leciti o anche meno leciti, di impedire a questa ragazza di uccidersi. Io sono un medico e se stai male devo curarti, finito. Impedire di ammazzarti prima di tutto. Hai intenzione di passare la vita qui? Non hai una casa? Sì, ce l'ho una casa. Ma non ho nessuno che mi aspetta, posso stare qua tutta la settimana. Fa tutto il possibile perché questa ragazza non si suicidi. Ecco, in questo senso ha una dimensione di vitalità, di lotta per la vita, che laddove ci sono tutte le possibilità per vivere, per un'intelligenza, veramente è impossibile non cercare di opporsi. Allora, queste sono le storie che ci racconta Bellocchio Laura e chissà quante persone si stanno riconoscendo in queste storie o comunque rivivono questi momenti dolorosi che queste storie hanno intrecciato. Di questo racconto di Bellocchio, di queste vicende, Laura Delli Colli, presidente dei giornalisti cinematografici, ce n'è una che ti ha colpito di più? Beh, devo dirvi sinceramente la storia che interpretano Isabelle Huppert e Gianmarco Tognazzi. Forse perché, come dice la Huppert, come l'abbiamo appena sentita, è un po' una storia in cui lei rappresenta la madre delle madri, di tutte le madri, e il senso profondo di protezione, di resistenza al distacco che una madre ha, evidentemente va oltre qualsiasi storia più ragionevole, se vogliamo. E, a parte la bravura di Isabelle Huppert, credo che sia la storia dove più forte è il senso dell'attaccamento alla vita da parte di questa madre nei confronti della figlia, ma dall'altra parte anche, come dire, il rispetto per questo atteggiamento, che evidentemente prende poi nella storia alcuni elementi anche esagerati, no? di eccesso. E però il personaggio di Gianmarco Tognazzi trovo che sia in qualche modo anche uno dei più difficili del film, perché lui è nel ruolo del padre di questa ragazza, con un figlio che invece naturalmente rifiuta, come è ovvio che accada nella differenza generazionale, che questa madre sia dedita così. Ecco, perché lo ricordiamo a chi ci sta seguendo, è proprio un'allegoria in questo caso di Luana, perché c'è una ragazza attaccata a un respiratore. Isabelle Huppert rinuncia alla sua carriera, in qualche modo alla sua famiglia, per questo